Buongiorno Mario. Allora quanto caffè ti faccio? Non ti sto nemmeno a spiegare cosa mi è successo stanotte. La notte più incredibile che io abbia mai vissuto. Addirittura? Sì, sì, ti dico pazzesca, irreale, surreale. Cioè, più volte ho pensato di essere in una candid camera. Ma cosa ti è successo? Sono uscito ieri sera per andare a comprare sigarette e mi sono ritrovato di inseguire una vecchia con le borse. Una vecchia vestita di giallo? Che cazzo, la conosci pure tu? No, qui la macchina, eh? Ragazzi, sto solo 5 minuti. Vado a vedere se hanno le sigarette e vado via subito. Non so cosa fare. Forse dovrei chiamare la polizia. Oddio, guarda, queste cose mi agitano. Mi viene da piangere. Dai, su. Scendi dalla macchina, stronzo! E lei che ci faceva nel bagno delle donne? Gliel'ho detto prima, stavo inseguendo la signora vestita di giallo, quella con le borse. Ah, sì, sì, sì. La famosa signora con le borse. Io conosco la signora, quella di cui parlavi prima tu, quella in giallo con le borse. La conosci? Mica tua? No, si chiama Lady Babushka. Bingo! Sì, la conosco, passa spesso qua davanti. Ma davvero? Si narra che avesse almeno 5 mariti. E che le portava le loro cenere nelle sue borse. Hai un viso familiare. Oh, Podibacco. Oh, giovane, scusa. Sì, scusa, giovane, giovane, una volta giovane. Ehi, bello, hai voglia di divertirti un po'? No, grazie, guarda, non sono il tipo. No, guarda, non è come sembra. Posso spiegarti tutto. Oh, tandoor e sporcaccion. Ma che cazzo? Ma... Mai fidarsi di un clown dopo la mezzanotte.